In questi giorni stiamo lavorando per insediare la nuova autorità per la gestione integrata dei rifiuti, che sarà costituita dai 305 comuni. Attualmente solo circa 20 comuni non hanno ancora aderito e sono partite ieri le pratiche, quindi l'iter amministrativo di commissariamento dei 20 comuni riottosi a non aderire, come prevede la legge, obbligatoriamente all'Agir. In Abruzzo in questo momento operano circa 13 consorzi intercomunali, società per azioni, quindi queste cose saranno unificate in un unico ambito istituzionale. Dopodiché i sindaci approveranno un piano d'ambito che prevederà dei bacini operativi in cui saranno appaltati i rifiuti, la gestione dei servizi dalle raccolte differenziate allo smaltimento agli impianti di trattamento. Entro giugno vorremmo insediare l'Agir, quindi l'autorità unica, e avviare subito le attività del piano d'ambito. La Regione Abruzzo sta facendo il piano di adeguamento dell'attuale legge regionale 45/2007, che dovrebbe completarsi per l'ottobre 2016 con l'avvio del Consiglio regionale della nuova riforma. Noi abbiamo fatto osservazioni al piano nazionale sugli inceneritori, non ci sono le condizioni oggettive per fare un inceneritore in Abruzzo, lo abbiamo dimostrato con dati facendo un'osservazione specifica al Ministero. Praticamente noi al 2022 avremo meno di 80.000 tonnellate di rifiuti da trattare, quindi non ci sono le condizioni nemmeno previste dalle direttive europee sulle BAT, cioè sulle migliori tecniche disponibili per quanto riguarda la realizzazione degli inceneritori.